con Luigi Marino, centrocampista dell'US Scandale, entrato in campo nel secondo tempo contro la Notre Melissa. Commentiamo questo 2-0 a vostro sfavore, Luigi, com'è andata? Ma devo dire che è stata una partita, secondo me, abbiamo buttato peccato perché potevamo raccogliere dei punti, abbiamo stato l'errore, secondo me, dei gol che abbiamo preso, abbiamo fatto errori che non dovevamo fare e purtroppo nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire, abbiamo preso il secondo e poi diventa tutto difficile. Certo, in effetti un errore del portiere sul primo gol e un'autorete il secondo lasciano un po' l'amaro in bocca, però la Notre Melissa ha giocato bene, voi eravate un po' giù di tono oggi. Non è che eravamo giù di tono, il Notre Melissa ha giocato bene, secondo me anche abbiamo anche un po' fatto un po' di fatica perché il campo è anche un po' grande, secondo me una fatica si è sentita anche per il campo oggi, un campo molto grande. Due sconfitte con due squadre di bassa classifica, questo vi penalizza un po', le altre continuano lì sui piani alti, continuano a vincere, come vede il proseguo del campionato per la sua squadra? No, noi abbiamo 10 punti, poi ogni partita ha la sua storia, devo dire che è un campionato molto duro, tutte le partite sono partite dure, sono tutte squadre buone e attrezzate, qualsiasi squadra incontri quest'anno è dura. Domenica prossima cosa, come prevede? Ma domenica prossima speriamo che facciamo una buona partita e almeno raccogliamo i 3 punti che oggi secondo me abbiamo buttato via. Grazie.